La cassetta degli attrezzi, strumenti per il marketing e l'imprenditoria di Giovanni Matera. Un altro capitolo mi ha colpito, affila la lama con tanto di vignetta, è una metafora, affila la lama. In certi momenti non bisogna farsi prendere dalla frenesia, bisogna capire che se la lama non è affilata, bisogna fermarsi un e una volta c'era la rotino e quella lama poi ci si ferma, si resetta, tra virgolette, e poi avremo una lama ancora più tagliente. Esatto, difatti noi abbiamo una difficoltà nel campo dell'artigianato, del commercio, ma anche i professionisti. Guardate, io nomino sempre professionisti, non è un caso. Perché purtroppo mi è capitato che parlando con dei laureati e loro, avendo conseguito una laurea, pensano che questi concetti a loro non servano. E questo mi ha un po' addolorato, questo fatto qua. Però io non stancherò, mi stancherò mai di rivolgermi anche a loro. Nel campo dell'artigianato, per esempio, succede molto spesso che quando mettiamo su un'azienda, presi dall'entusiasmo, dal sogno che abbiamo di portare avanti, riusciamo a trascinare anche i nostri collaboratori, ci vengono, tutti siamo entusiasti, però dopo un certo periodo questo entusiasmo tende un po' ad abbassarsi, scemare, poi a scemare, si abbassa un pochettino questo entusiasmo, ma soprattutto un'economia che cambia. Quindi non solo abbiamo bisogno di nuova linfa, di nuovo entusiasmo, ma abbiamo bisogno anche di nuovi strumenti. Quindi è là che dobbiamo fermarci un pochettino e affilare. L'affilare la lama significa fermarsi, capire dove sta andando il mercato, fare formazione su di noi, perché la conoscenza che avevamo fino a quel momento, la cassetta degli attrezzi che avevamo fino a quel momento, non è più adatta in un mercato nuovo, quindi abbiamo bisogno di inserire nuovi attrezzi, nuovi strumenti per affrontare la nuova economia. L'informatica, sappiamo tutti, ha stravolto tutto, la globalizzazione ha stravolto tutto, quindi non si può continuare a ragionare come abbiamo ragionato negli anni scorsi. Quindi bisogna fermarsi, come ho detto prima, lavorare sugli ultimi 20 centimetri, che è il nostro cervello, gli ultimi 20 centimetri sarebbe la prima linea della tua azienda, e poi a cascata anche su tutti i tuoi collaboratori, per poi ripartire molto più forte di prima.